Non ha proprio intenzione di seguire le orme di mamma e papà, Isabella Cruz. La figlia adottiva di Tom e Nicole Kidman ha intenzione di lasciarsi alle spalle Hollywood e il dorato mondo delle star per iniziare una carriera di parrucchiera in quel di Londra. Adottata dai divi quando ancora erano una coppia felicemente sposata, Isabella Jane Cruz ha deciso di vivere con il padre al momento del divorzio, appoggiando nell'appartenenza alla controversa fede di Scientology, e ha ora 21 anni. Secondo quanto riportato da Daily Mail, avrebbe completato un corso presso la prestigiosa Vidal Sassuon Academy e starebbe al momento lavorando in un importante salone di bellezza londinese. Il sito riporta addirittura informazioni sul corso svolto da Isabella, che ha avuto una durata di 30 settimane e un costo di 15.000 sterline. La fonte anonima che ha svelato la notizia ha dichiarato: Isabella si sta impegnando molto in questo lavoro e non vuole che si parli troppo dei suoi genitori. Alcuni dei suoi colleghi non sanno neppure chi siano. Cruz e la Kidman hanno un altro figlio adottivo, Connor Anthony, che attualmente ha 19 anni e ha invece deciso di intraprendere la strada del cinema. Ha recitato infatti in 7 anime, dove ha interpretato il personaggio di Will Smith da giovane, e in Red da un'alba rossa. Dopo il divorzio, Cruz ha avuto una bambina, Suri, dalla nuova moglie Katie Holmes, da cui si è separato nel 2012. La Kidman si è invece unita al cantante Kate Urban. Dalla loro unione sono nate le figlie Sunday Rose e Faith Margaret, quest'ultima venuta alla luce tramite madre surrogata. Mentre Isabella prosegue la sua carriera di hairstylist, papà Tom Cruise è sul set del nuovo film, il quinto capitolo di Mission Impossibile, e tornerà con molta probabilità a vestire il giubbotto del fascinoso pilota Maverick in Top Gun 2. Nicole Kidman sarà invece a breve nelle sale italiane con il film natalizio Paddington e ha diversi progetti cinematografici in cantiere. Chi se ne frega?